Buongiorno a tutti, oggi è sempre sabato 8 aprile e che cosa ne dite se guardiamo anche il petrolio? Con l'analisi voluta intendo. Sì, me l'avete chiesto varie volte, ok, insieme anche al gold, ok. E un anno fa, più di un anno fa, effettivamente avevo già iniziato a fare determinate centrature. Poi ovviamente per tempo non sono riuscito ad andare avanti, ma se a un certo punto vedrò che è un qualche cosa che vi può piacere, ragioniamoci, anche perché è sempre meglio, soprattutto se si va in lateralità su determinati indici piuttosto che su criptovalute o altro, ovviamente guardarsi in giro per trovare opportunità di trading. Allora, questa è la centratura attuale. Da qui può essere partito un circolo mega ipergalattico. Ho già messo ovviamente ciclo inverso. Ho già messo come minimo un TP8 inverso, anche se siamo alla durata di un TP5 inverso, ovvero di un annuale ciclico, perché siamo entro le 336 barre da questo massimo a questo massimo. Siamo a 274, quindi siamo un po' oltre le 256. Guardatele sempre queste tabelle. E quindi dobbiamo comprendere però nel dettaglio dove siamo. È possibile che da questo massimo a questo massimo sia chiuso un annuale d'inverso a 251 barre su media 256? Facile, bisogna andare come di consueto a guardare per le regole se c'è il tempo sotto un massimo, e qui abbiamo di tempo puro almeno 24 barre, ne abbiamo 25. Quindi il tempo ce lo abbiamo. Da qui a qui siamo rimasti sotto questo massimo. Ok? Vi faccio rapidamente il conteggio di indice, perché l'inverso sembra sia interessante, anche se vi faccio comunque notare che se non avessimo ancora chiuso, qui siamo a 274 barre e si può continuare a cercare di trovare un top fino alla 336esima, più raccordi inversi ovviamente, e la 336esima barra o giornata arriva il 7 di luglio. Ok, quindi c'è tempo per salire fino al 7 di luglio, eventualmente come durata massima, per cercare un top. Se qui scoprissimo che non abbiamo chiuso, anche se la condizione necessaria e sufficiente c'è. Inverso, a posto? Sì. Ok. Andiamo a vedere lato indice e uno dice, beh, caspita, è lunghissimo il grafico, bla bla bla. Sì. Però, come sapete, per fare la centratura di un grafico, e se non ve lo ricordate, andate sul mio canale Circolo Virtuoso di Analisi Evoluta, andate su Playlist, scegliete la playlist Trading Days e potete farvi un corso gratuito di 7 lezioni su che cosa sia l'analisi ciclica, per poi passare all'analisi ciclica evoluta o analisi evoluta. Ok? Oltre 25.000 persone hanno fatto almeno la prima lezione di questo corso. Peccato che in pochi siano arrivati alla fine, ma a ognuno la sua scelta, ovviamente, perché il mondo è perfetto così com'è. Ma in ogni caso, il discorso è molto semplice, ok? Per andare a fare qualsiasi centratura, si parte da un minimo, si cerca un altro minimo rilevante e si misura il tempo. Avendo questa scala del tempo, queste durate cicliche, posso sapere se da un minimo a un minimo c'è stato un ciclo annuale, solo un semestrale, un trimestrale, un mensile. Per cui, avendo avuto future negativi, con un minimo persino negativi, non so se avete notato, con un minimo fatto in spike il 20 di aprile, è facile sapere che questo minimo non è stato fatto in precedenza e quindi qui è terminato con più che tanta sicurezza,
come minimo un T più 7 quadriennale, in realtà anche un T più 8, probabilmente un T più 9. E se andiamo anche soltanto a misurare i giorni, da questo minimo fino alla giornata di ieri, scusate, siamo al 5, si è fermato, ok? Abbiamo già 747 barre che sono un triennale ciclico, attenzione, perché se un annuale dura 200 giorni, tra virgolette minimo, 192, con 700 ne ho 3, ok? Per cui se ho tre annuali, un annuale lancia un T più 7. Tre annuali che fanno già praticamente un T più 7 lanciano anche un T più 9 da qui, ok? Cicli giganteschi. Per questo motivo, a questo punto, faccio la cosa più semplice, parto da un minimo, cerco un altro minimo rilevante, non mi sto a fare tutta la storia, perché ci sono raccordi, cose eccetera, ma vedo la durata tra un minimo e un minimo, vedo sulla tabella cosa corrisponde e trovo poi che qui c'è stato il secondo semestrale, qui da questa parte ha chiuso un primo annuale lato indice con un raccordo perfetto tra un annuale e un nuovo annuale, quindi di 3 gradi inferiori rispetto al T più 5, quindi grado T più 2 e 24 giorni contati, perfetti, precisi. E successivamente è partito un secondo annuale che ha pensato bene da minimo a minimo, per cui lo potete contare tranquillamente anche voi, è un metodo statistico matematico non discrezionale, per cui se lo imparate potete controllare se dico delle stupidaggini oppure no, è arrivato a ben 329 giorni su 336 massimi, ok? Poi ha continuato a scendere e per farlo può farlo soltanto attraverso una cosa, un raccordo, come sapete, una finta rialzo con ribasso, eccolo qua. E guarda caso questo raccordo dura 66 giorni, ovvero quanto? 66 è qua, tra 48 e 84, ovvero un trimestrale. E un raccordo trimestrale può stare soltanto tra, guarda caso, due annuali. Primo annuale, che si chiude qua, secondo annuale, raccordo, e quindi partenza di almeno un ciclo annuale. E a chi me lo chiedeva, adesso ritorno in scala più velocemente facendo così, avevo segnalato due target, ok? Il target A85 che adesso è diventato 84 dollari e quello poi successivo attorno ai 90, 89 qualche cosa, ok? Se volete segnarvelo, questo è. A questo punto, stabiliti i cicli superiori, dove sono e che cosa sta succedendo? Beh, io devo controllare se per ora è tutto corretto, ovvero lato inverso sappiamo che possiamo salire fino al 336° giorno, non ve lo sto a ripetere. Lato indice, per far partire un annuale come minimo, un biennale in realtà, ok? Io ho bisogno di 2 gradi inferiori rispetto al T più 5, quindi T più 5 meno 2 gradi T più 3, minimo 48 barre, durata minima, sopra questo minimo, ok? 48 barre, 48 giorni sarebbero, che possono essere fatti in qualsiasi modo. Così, ok? Così, così, basta che si rimanga sopra questo minimo per 48 giorni. Questo per far partire un annuale, 48-50 giorni. Fa partire un biennale è il doppio. Per cui qualsiasi sarà la forma, e noi comunque dobbiamo aspettarci rialzo per la prima parte, perché se avete chiesto gli appunti alla mail info@financialarmo.eu, che trovate praticamente sotto ogni analisi con delle stelline nei commenti oppure nel commento all'analisi stessa, e anche se il biennale fosse ribassista, dovrebbe avere una forma di questo tipo poi complessivamente. Fa il massimo nella prima parte, poi si vincola al ribasso andando sotto questo minimo e poi continua a scendere.
rimbalza ma poi torna a scendere. Per cui in ogni caso i massimi li fa nella prima parte. Se fossero i bassisti noi non lo sappiamo. Se fosse neutro farebbe in tutt'altro modo, ovvero un ciclo neutro è un ciclo che fa così e così. Torna vicino al suo minimo, ma comunque il massimo o lo fa su questa gobba o sulla seconda. Comunque la parte più alta rischia sempre di essere la prima. Mentre invece un ciclo rialzista è un ciclo che fa così. Oppure scomposto, come vi ho fatto vedere, così. E quindi i massimi li fa nella seconda parte della sua durata. Noi sappiamo che un annuale dura 192 giorni, minimo, al massimo 336. Se anche li fa soltanto nella prima parte, qui si deve spingere e continuare a salire. L'inverso ci dà il tempo per salire? Assolutamente sì, come vi ho fatto vedere prima, riascoltatevi la prima parte di questa analisi. Adesso, a questo punto, però, ci concentriamo sui sottocicli per andare a vedere a che punto siamo arrivati. Allora, con solo 14 giorni per ora, ovviamente, sopra questo minimo, possiamo dar vita con un T più 1, settimanale T, bisettimanale T più 1. Possiamo dare vita a un T più 3, quindi un trimestrale, che è proprio ciò che ci serve per far partire un annuale. Ok? Come lo scomponiamo però questo ciclo? Possiamo arrivare a 14 barre con un settimanale? No. Possiamo chiudere qua a 5 barre su minimo 6? No. Minimo 6 barre deve durare un settimanale, massimo 11 barre. Se invece chiudiamo o qui, o qui, e qui abbiamo tutto il tempo. Quindi il nostro nuovo T settimanale può essere serenamente iniziato qua. Se fosse iniziato su questo minimo, o su quelli precedenti che vi ho fatto vedere, sarebbe già arrivato a 6 barre. Avrebbe la condizione necessaria e sufficiente per chiudere? No, non ancora. Dovrebbe provare ancora a fare un piccolo balzello, ma se invece non lo vorrà fare, noi potremmo avere qui e qui la condizione necessaria di chiusura con 6 barre più questa verde che però fa un minimo che ha una durata corretta per la chiusura del settimanale. Andatelo a controllare sul grafico a 45 minuti, ok? E da qui siamo arrivati a 6 barre più minimo, contenuto poi in candela verde, possiamo aver chiuso tutto il bisettimanale. Ho controllato anche qui che ci fossero almeno 24 più 24, 48 barre per 3 come tempo di durata per la chiusura. Adesso non fissatevi su queste durate perché ci sono dietro, bisogna ragionare a partire dagli indici e moltiplicare per 3. In ogni caso, che cosa facciamo per sapere se e quando arriveremo appunto al primo target dato attorno agli 84 ormai e poi eventualmente agli 89? Semplice. Andiamo prima di tutto a metterci un allarme sotto il minimo assoluto fatto. Qui abbiamo fatto 79,72 su questa barra 79,65, quindi allarme 79,65, ok. Chiuso T più 1 bisettimanale, perché mi interessa sapere quello, anche se abbiamo già la condizione necessaria e sufficiente per farlo con questo piccolo movimento. La seconda cosa che ci interessa è vedere se bucano qua sopra, 81-81, perché abbiamo bisogno di uno swing per far partire un nuovo bisettimanale. Se qui abbiamo chiuso e se questa è già la candela del primo nuovo o bisettimanale o settimanale, dobbiamo spingere e superare determinati swing. Quindi mi metto un bell'allarme 81-81 e so se posso continuare ad andare long verso i target già dati. Ok? Come vedete, sempre allarmi per poter fare trading. Altra cosa a questo punto, ci siamo dimenticati, anzi, mi sono dimenticato di fare una cosa, di andare a guardare l'inverso. Qui può aver chiuso a 4 barre un settimanale, no. Qui può aver chiuso a 8 barre, perfetto. Qui abbiamo 2 barre per far partire il nuovo T settimanale, che può essere arrivato fino a 13, no. Quindi probabilmente può aver chiuso qui a 8. Qui dobbiamo controllare se abbiamo del tempo sotto una candela, perché
da questo massimo per far partire un nuovo T inverso, e qui saremo al terzo T inverso che è arrivato a 7 bar, ma che può arrivare tranquillamente a 11 e quindi continuare a proseguire la strada verso l'alto. Non avete compreso bene tutto quello che vi ho detto, come vi ho segnalato, playlist del canale YouTube, Trading Days, e capirete tante cose, soprattutto che il trading ben fatto che porta dei risultati non è fatto in modo che si diano opinioni su eventi, cose, eccetera, eccetera, ma gli eventi sembrano remare nella direzione dell'evoluta costantemente, ovvero qui avevamo la condizione necessaria e sufficiente per la chiusura di un biennale, sì, allora dovevamo salire, giusto? Questo gap up è stato creato dalla decisione dell'OPEC di tagliare sulla produzione dei barili, e guarda caso è arrivato proprio quando ci serviva, cioè per far partire un nuovo annuale barra biennale da questo minimo. Avete messo gli allarmi? Vi siete segnati i target? Andiamo a controllare nel corso della prossima settimana, dopo Pasqua e Pasquetta, che cosa succederà alla riapertura dei mercati e se andremo ovviamente a sentire dei bei campanellini che ci dicono che cosa è successo. Vi ringrazio per il vostro tempo, spero che la cosa vi piaccia, nel caso mettete un bel like e buona Pasqua a tutti.